5.000 mi piace per sbloccare il prossimo sport e soprattutto commentare. Ciao ragazzi, sono Simone Crispo, bentornati sul mio canale. Oggi ragazzi torniamo finalmente con i video che provo diversi sport. Ci troviamo qui, innanzitutto ci tengo a ringraziare il Judo Karate Club che mi ha ospitato, ma soprattutto ci tengo a ringraziare l'ospite che adesso non vi spoilerò, però ragazzi vi dico solo una cosa, campione olimpionico in carica di karate. Sensazioni, sono super carico, super emozionato, soprattutto che ritorna questo format sul mio canale, questo perché adesso che è finita la seconda categoria ad obiettivi ho intenzione di portare questo format avanti nel miglior modo possibile. Adesso infatti siamo qui per provare il karate, come ho detto prima, assieme al campione olimpionico in carica e non solo. Innanzitutto scrivete qui sotto nei commenti gli sport che volete vedere e che devo provare per voi. Mi raccomando ragazzi, noi leggiamo i commenti e in base al commento con più like facciamo quello sport. Detto questo ragazzi, non voglio perdere tempo in chiacchiere, sono carico, devo dire la verità, è la prima volta in vita mia che mi cimento in questo sport. Non sono molto portato con gli sport da combattimento, come avete visto nel video del K1. Vai. Però non si sa mai, il karate è diverso dal K1, quindi può succedere di tutto. Durante questo video vedrete una lezione fatta a dei ragazzi dove io prenderò parte appunto, e dopo invece farò un confronto uno contro uno contro, non vi dico ancora il nome, non ve lo spoiler. Andiamo. Però sono emozionato, devo dire la verità, sono molto emozionato. Adesso mi andrò a cambiare, indosserò gli indumenti appunto per il karate e ragazzi, non so cosa succederà, guardate il video. Ragazzi, adesso incontreremo il protagonista di questo video. È lì. Grande, come stai? Ti stavo aspettando. Allora ragazzi, lui, Luigi Busa. Busa, sì, Busa, Luigi Busa, giusto, ricordiamo il nome come si dice, campione olimpionico in carica e non solo, perché ovviamente prima di venire qua mi sono letto un po' le varie tue vincite e quella che più mi ha, diciamo, sorpreso è stata la il più giovane a vincere un mondiale, giusto? Sì. Nel 2006, io avevo 6 anni. 18 anni e pochi giorni avevo. 18 anni e pochi giorni. Ero ancora junior, sono 21 e mi hanno portato per fare esperienza al mondiale senior. Invece ho vinto. Ah, quindi tu eri andato per esperienza? Sì, si era fatto male un ragazzo, era il titolare, quindi c'ero io che era un giovane emergente, mi hanno portato e ho fatto sto numero e da lì è partita la mia carriera. Bellissimo, bellissimo. Nel frattempo sentite i rumori di sottofondo che sono i classici rumori del karate, sì, quindi i ragazzi che stiamo iniziando a prepararci. Qui vediamo una collana molto particolare, posso dire molto bella. Sì, ora la tolgo. In pochi possono avere, se posso, sì, dire. Niente, adesso mi devo cambiare. Adesso mi hai portato le cose? Ti ho portato questo, che è il Gi, il karate. Okay. Che è la nostra divisa con quale combattiamo. Facciamo una parte di riscaldamento e attivazione e poi ti metti i guantini, il paradenti, che dobbiamo combattere. Ok, mi piace. Spoiler. Mi piace, andiamo. Come mi vedi? Perfetto. Allora, questo dammelo a me. Beh, innanzitutto ricordiamo ragazzi che il colore della cintura è in base a... No, allora ti ho portato questo perché noi combattiamo con rosso e blu per distinguerci. No, okay. Uno si mette cintura rossa, guantini rossi, vedi, le strisciate da rosse, invece io strisciate da blu. Ok. E cintura rossa, parapiedi e parastinghi rossi e paradenti, beh, il corpetto abbiamo sorto, che è una corazza molto precisa degli ulti, e paradenti non male. Quindi noi ti ho portato quella rossa perché diciamo quella è la gara. Ok, innanzitutto mentre mi provo a vestire da solo, sì, motiva un po' i ragazzi a fare karate. Allora, ragazzi, il karate è due cose. Uno per quanto riguarda la vita normale, a me, che vengo da un paese bellissimo che è Avola, dove fanno il vino sul mare, mi ha salvato la vita perché mi ha preso dalla strada e mi ha portato in un dojo, in una palestra come questa, dove ci si combatte ma con rispetto delle regole e quindi questa è la cosa che poi ti fa crescere con dei sani principi e valori. Secondo voi perché è uno sport bellissimo e ora lo andremo a vedere insieme a Simone. Ah, che emozione, sono emozionato. Ma tipo funziona, tipo il...
tipo Karate Kid. Tipo la box, non puoi colpire sotto la cintura. No, quello mai puoi colpire, se no. Che bello, che bello. Pronto. Andiamo. Oh, l'apparenza. L'apparenza è pronto. Siamo pronti. Possiamo dire che siamo pronti e stiamo andando. Ci siamo, ci siamo. Oh. Ragazzi, pronti. Però inizia tra poco la lezione. Nemici, tra poco nemici, eh. Sul tatami, nemici. Poi dopo tutti amici. Ok, andiamo. Sono emozionatissimo. Andiamo. Ragazzi, adesso vi presenterò l'altro maestro che terrà la lezione. Venite con me. Ciao Massimiliano. Ah! Ragazzi, lui Massimiliano Ferrarini, giusto? Sì. Ok, e anche lui è un maestro di karate. Un maestro di karate. E terrà la lezione insieme a Luigi. Come mi vedi? Benissimo. Sì? Sì. Ah! Sì. Ci sono? Ci sei. Allora, io te l'ho detto a lui, è la prima volta che mi cimento in questo sport, però sono carico a molla, quindi sono pronto per essere strizzato per bene, va bene? Vuole fare sul serio. Sì, iniziamo. Iniziamo. Allora, si inizia sempre col saluto. Iniziamo col saluto, il più alto in grado si mette là. Mano lungo i fianchi. Dividi. Un, sei, tre. Tagani, tre. Ok, iniziamo. Facciamo una parte veloce di attivazione. Farsi, dietro, uno, due, tre, quattro, cinque, uno, due, tre, quattro, cinque. Movimento del busto in rotazione. Uno, due, tre, e cambio. Uno, due, e tre. Ok, giù, una volta attivata la parte sopra, andiamo giù. Stretching. Da qua vai dietro. E appoggeremo, ci riesci? Stai così, non devi sentire dolore, eh? Se no stai così e già, senti dire che ci stai così. Questo qua nel karate è fondamentale perché noi, dopo vedrai, andiamo a calciare molto veloce con i calci e quindi dobbiamo per forza allungare, attivare molto bene soprattutto i muscoli rotatori dell'anca, se no col passare del tempo, perché tutti i giorni facendo calci si vanno a infiammare. Quindi questo andiamo ad attivare bene, sia prima, quindi attivazione prima, e dopo finito l'allenamento, stretching, per appunto allungare il muscolo che è affaticato. Laterale, da qua. Cerco di stare, non mi sentire male, dove vuoi arrivare? Minchia. Okay. Io dovrei anche saperle fare queste cose per il calcio, però purtroppo. Diciamo che lì l'ho trascurato un po' lo stretching. Cambio. Cambio, stessa cosa con l'altra gamba, piegata, distesa. E cambio, allargo tutte e due le ginocchia. Tu non devi sentire mai dolore, quindi se quella è la tua apertura va bene così. Cerca di andare avanti. Ok, avanti. Sì, col bollino. Sembra così, stai così. Ora in questo caso noi, essendo abituati, per andare ad allentare ancora di più i muscoli, appunto rotatori dell'anca, facciamo questo movimento, tipo 1, 2, 3, 5, 6, 7. Allora, adesso vado sulla punta del piede dietro, è l'ultimo lavoro, eh. Adesso questo è un complicato, da qua giro e vado giù. E ritorno. Ok. Giro e vado giù. E ritorno. Giro e vado giù. E tutto. Uno, e cambio l'altra gamba. Cambio, uno, due, tre, quattro, e cinque. Ok. Bellissimo ragazzi, ora abbiamo fatto attivazione, adesso inizierà la parte un po' più real, ovvero proveremo vari calci, vari tipi di, non si può dire cazzotta, vari tipi di pugni, come si chiamano? Pugni, sì, sì. Hanno nomi giapponesi, Kizamitsugi, Yakutsugi, perché il nostro è uno sport che nasce in Giappone. E infatti ecco, è diretto anche, e getto delle parole, anche durante il saluto hai usato una, sì, parola. Sensei Rei, Sensei il Sensei, il maestro. Okay. Sensei Rei Otagani è saluto fra di noi e poi si dice Os, che Os significa onorato di praticare con te. Ok, infatti loro rispondevano Os, io cercavo di capire. Infatti per questo dico il karate insegna valori e rispetto, perché c'è sempre, quando il maestro parla, adesso io spiego, ora magari siamo andati più veloci, però ogni volta che il maestro dice una cosa tutti Os, come dire, ho capito, che se tanto di rispetto. E perché c'è molto rispetto. Questa cosa è un'arte marziale, una filosofia orientale, quindi se tu vai in Giappone ti vai a casa dopo 2 ore che dici Os, perché loro ogni cosa Os, okay, che sono tanto rispettosi. Facile ammetterli. Il nostro è uno sport che è andato controllato, ma se sbagli, che capita a volte anche a noi di sbagliare,
non è quello del pugilato, questo ti fa male, quindi finisci che ti apri. Allora, per il content gradirei un calcione in faccia, poi non lo so, magari la forza ce la metti, decidi tu. Vabbè, quanto. Vabbè, decido io. Ragazzi, ora facciamo degli attacchi di braccia, quindi tecniche di pugno, e poi pure poi alla fine passiamo a delle interazioni. Una qua, una intuitiva, arriviamo qua corpo a corpo, io posso agganciare, quindi posso agganciare da qua, e poi concludo, oppure lui tira un calcio, tira un calcio, vai, io posso e faccio di tiro. Va bene, passiamo alle tecniche di pugno. Ci mettiamo qua, da noi c'è il jab del pugilato e il diretto del pugilato, e poi c'è questo che è una tecnica a schiaffo all'incontrario che si chiama Urakeni. A Napoli sai come si dice? Kamana Schmerz. Sono solo questi i nostri pugni, possono essere poi in viso, possono essere qua, ok? Quindi da noi non c'è il mondante, non c'è il gancio, questo non ci sono, come il pugilato, sono solo diretti, più questo che è un po' più laterale. Quindi inizio con una cosa facile, da noi però non si fa che ti avvicini e tiri, da noi c'è la distanza, spingi tanto con le gambe, quindi il movimento è questo, via, ci metti. Già di nuovi, no? Quando io lo finto entro in distanza e esco. Quando provo faccio finta e mi sposto. Faccio finta e mi sposto. Tocco la mano, finto con la gamba e va. Perché la cosa importante da noi è questa, che non puoi fare. Ti avvicino, se no parte lui e ti prende. Quindi vedi come faccio sempre da qua, faccio finta, gli entro in distanza, esco, mi sposto. Allora, il movimento voglio dire rilassato, che vuol dire le spalle non sono mai contratte, guarda. Quando... Oh, bravo, avanti indietro. Oh. Quando vuoi parti. Ok, arriva qui vicino. Ok, destra e sinistra. Per restare così, semplice. Ogni tanto scrolla e via. Oh. Ti faccio la finta proprio, Bravo. Da noi sono tre distanze, lunga, che qua siamo in distanza di sicurezza, né io né lui, qua se partiamo non è una partenza, se lui parte da qua io lo prendo d'anticipo, è sbagliatissimo. Distanza media, che da qua dobbiamo stare attenti perché se partiamo posso fare il punto, e poi distanza corta che quando partiamo stiamo qua, e quindi posso fare la proiezione e posso fare il calcio, ok? Quindi lunga, media, corta. Adesso stiamo lavorando sulla media e corta, perché la lunga non esiste, lunga è quando sto in sicurezza. Non ci sto tanto in questa distanza. Questa la tocco e me ne vado. La tocco e parto. È una distanza dove un po' mi scotto, no? Questo è bello, capito? Perché qua, guarda, lo faccio notare a te come spia. Cambio guardia, braccio alto, io ti lavoro su sto braccio, quindi che faccio? Te lo levo, okay. Ma devo essere veloce a prendere. Io te lo levo, tu che fai? Boom, ok. Quindi io, già mentre tocco questo, devo arrivare con questo. E ti devo arrivare addosso, guarda, bam, da qua, ti spingo e ti prendo, boom. Ok, cambia. Destra, bam, boom. Bam. Ok, da qua prendi, mi spingo, e lo metto, bravo. Oh, ci sono arrivato, bravo. Non pensavo. Boom, bravo, adesso poi ci arrivo. Però questo, tu pensi, questo qua mi arriva qua, non è tu. Quindi pensare a fare il punto, ti concentri prima qua e dopo qua, invece tu vai già buttare il calcio. Quindi due step, uno, due. Perché già se c'è il punto qua, l'arbitro ferma e non c'è bisogno di quello. Se quello magari è corto, è uscito, è parato, allora continua. Ok. All'inizio le tecniche sono andate un po' più veloce, no? Perché non abbiamo tempo. Mettiti in guardia. Si fanno così, mano a mano, io ti rimuovo asci e tu ti rimuovo asci. Io tiro una, tenendomi qua. Ci arrivo, incredibile. Perché basta un piccolo aiuto, capito? Ok. Però guarda, a parte il rumuovo asci è difficile, c'è gente che fa karate ad alti livelli, il rumuovo asci non riesce a tirarlo bene. Perché è una roba... Il rumuovo asci, ricordiamolo, è quello. Ura mawashi, ura. Cardio circolare al contrario, pum. Invece il mawashi
è questo. Ok, Mawashi e Uramono. Vai, ti faccio vedere questo. Questa è già una tecnica bella, perché lui ha fatto una bella tecnica, ma ha cercato di mettere tre punti. Io l'ho visto. Da qui che succede? A mi abbasso e lo aggancio qua. Da qua lo faccio una tecnica di osotokari, si chiama. Quindi una spazzata in più, non è un calcione, se no non si muove lui. Io lo alzo col bacino, lo accompagno, guarda questo è difficile, perché da qua se non lo accompagno casco e vado avanti. Lo accompagno, lo tengo e controllo sempre qua, boom, e l'arbitro mi dà tre punti. Tre punti sono solo se comunque colpisce la sinistra. E tu comunque che mentre cade fuori questo non te lo danno, devi essere piazzato, boom. Allora è il punto. Qui ci sarà la cosa, l'oggetto che mi farà tanto male, perché dopo lo indosso e tu mi dai un calcio al 60%. Vai. 60 è già forte. Allora facciamo 70. Quello abbiamo fatto prima. Devi fare tot tecniche di gamba. Quando io devo segnare, tu subito al segnale visivo, fai. Cioè, tipo, metti come se lo metti qui. Metti un bersaglio, tipo, fai finta di mettere un bersaglio tu. Quello basso lo faccio tipo pure così e colpisci qua. Lo faccio così e colpisci qua. Allora qui. Okay. Trovi sempre il bersaglio. Se venga avanti che fai? Ti sposti. Perché sono di attacco. Se venga avanti che fai? Ti sposti. Hop! Bravo! Hop! 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 Se faccio questo pari. Boom. Pari. Hop! Hop! Ok. Hop! Hop! Avanti, hop. Buono, buono, molto buono. Ora lo ripetiamo. Allora. Sapere qual è la cosa? È che tu mi hai detto, fiatone, ogni volta do un calcio, atterro e vado indietro. Ok, però fatemi vedere, perché se c'è un avversario che tira un calcio e va indietro, io non è che vado indietro, io continuo l'azione. Quindi se tu, pam, vai indietro, io da qua scendo qua e continuo. Okay. Indietro è se io tiro, tu pari e mi riattacchi. Quindi siccome tu devi capire, se io ti faccio hop e ti vengo avanti, te devi andare in assetto in guardia. Se ti faccio hop e vado indietro, te devi bam, scendere e continuare. Boom, boom. Decido io se parti andare indietro, avanti o di là. Non decidi tu. Ed tu devi stare solo attento al bersaglio e colpirlo bene. Quindi qua alleniamo sia la parte reattiva dei piedi, ma anche il sistema visivo, perché appena vedo colpisco. E anche la precisione, perché con la stanchezza, questo si fa un minuto, quindi gli ultimi 20 secondi, un minuto e mezzo, te sei lì. E lì devi essere preciso e cercare di essere rapido, perché poi il combattimento, che dura 3 minuti effettivi, quindi con tanti. Quindi effettivi, quindi con lo stacco, 7-8 minuti, quando l'arbitro ferma, no, dal punto, alla fine quando arriva a 20 secondi finali, e poi lì è chi è più lucido e più preparato risolve l'incontro, perché magari tra due forti arriva sempre 1-1, 2-2, 0-0, quindi alla fine si risolve l'incontro. E questo si fa sto lavoro qua. Infatti sto lavoro alla fine devi essere lucido. Infatti tu alla fine poi tra un calcio sei cascato, perché hai un po' mollato, perché arriva la stanchezza. L'unica cosa che io non ho capito, se io sto così, sei sempre l'arbitro, perché tengo la destra dietro, se tu mi chiami il calcio a sinistra, o gamba avanti, oppure puoi farlo. Oppure posso anche quello girato, sì. Te lo provo. Io non lo rimuovere, eh. 1, 2, 3, 4. Bravo! 1! Avanti, avanti, avanti! 1! Indietro, indietro, indietro! 1! Avanti! Hop! Avanti! Hop! Indietro! 1! 1! Va bene! No, no, allora, onestamente, guarda, che ne pensi? Il girato, cioè il girato si chiama Ushiro, perché in giapponese il giro è Ushiro. Okay. Ushiro Uramowashi, tenuto benissimo nel colpire, forse perché non si è spaventato. No, ma a parte questo, poi anche il fatto di capire avanti, dietro, guarda, sto facendo fare delle cose molto difficili per uno che è la prima volta. Infatti mi stavo chiedendo, ma sicuro che non l'ho mai fatto? Prima poi, volta, prima assolutamente. Abbiamo giocato fino ad adesso. Simone è vestito di rosso, poi di rosso, io sono rosso, vabbè. In questo caso dovrei averci il blu, la cintura blu, tutto quanto. Ci mettiamo e facciamo un combattimento reale. Io contro Simone. Un po' di sparring, mamma mia! Mamma, lo sto cagando sotto in realtà, però devo far vedere che sono carico. Però secondo me un punticino me lo porto a casa. Uno. No, ride! No, più di uno, più di uno. Un consiglio prima di questo sparring, di questo combattimento, che consiglio mi puoi dare? Scappa, no. A parte. Ti puoi divertire perché Luigi fai con un campione, quindi al massimo rispetto, al massimo controllo. Ok, quindi non devi temere nulla. Invece una tecnica che devo usare, un jab, calcio. Sì, prova. Ci provo? Prova. Andiamo.
di qua, fuori, iniziamo, no? Tipo fuori al tatami, si fa il saluto al tatami, quindi via posto. Si arriva a 2 metri, quindi la materassina è un metro, uno su due. Da qua si rifà il saluto, saluto gambe, talloni piedi, guarda come c'ho io. A talloni, non piedi. Ma non piedi fianchi, osso, ok. E poi l'abito da Ajme, che vuol dire inizia da lì. E poi dall'Ajme poi, ovviamente qua, noi il punto che facciamo, l'abito ferma dal punto, ci sono 4 arbitri agli angoli, il tatami è 8x8, quindi 1, 2, 3, 8x8, un po' più grande di questo. E ogni angolo con la bandierina. Rossa o blu, quindi quando sbandiera il rosso ferma del punto per me, quando sbandiera il blu ferma del punto per me. Ajme, si dà sempre la mano e si va, via. Che bello, un pugno puoi tirarlo bene, eh? Il calcio è difficile a quel punto perché non c'è la distanza, però il pugno cerca di buttarlo, vai. Ok, questo è mezzo punto. Mezzo punto! Ti giuro, non lo so perché. È strano anche per me. Il bel movimento che è bello. Vai, 10 secondi finali, via. 10 secondi finali, via. Stendimi. Ok. Bravo. Allora, si finisce. Saluto. Boss. Aspetta, gambe. Push, l'albero, push, poi si chiude la mano, le braccia, sempre noi, poi si torna indietro, e poi saluto, e poi si va dal coach che ti aspetta all'angolo. Bravo, complimenti, bravo, bello. Guarda, veramente, oh no, più volte fa karate. Allora, adesso sì, hai fatto un calcio girato, non sto scherzando, che lo dico per veramente... Sì, riguardalo nel video. Un'oretta e mezza di insegnamento è bastata. Hai fatto uno dei calci più difficili e l'hai contestualizzato anche bene, veramente. Allora, ragazzi, video terminato. Ringraziamo Luigi, grande Luigi, bravo, veramente. Andate a seguire su tutti i social, ringraziamo anche il maestro, ringraziamo gli allievi che hanno partecipato anche loro al video. E niente, innanzitutto commentate con quale altro sport devo provare, ditemi se vi è piaciuto questo sport, se magari vi appassionate, così magari vi appassionate un po' di più al karate. Grazie mille. A te. Adesso chiudo il video come sempre. Se non lo siete, iscrivetevi, lasciate tanti bei mi piace, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao, aiuto.